Noi abbiamo un sistema penale che è ancora eh, incentrato in modo pressoché totale sulla inflizione nel momento della condanna della pena detentiva. Poi è una pena detentiva che una volta inflitta cerca delle modalità per poter essere modulata, per poter eh, dar luogo a un percorso eh, di progressivo reinserimento sociale, perché in carcere possa avvenire un percorso eh, utile per il condannato. Ma ciò che è necessario è cercare di superare l'idea che si esprime nel momento della condanna, secondo cui la condanna è il corrispettivo. E quindi superare eh, l'idea che eh, la condanna debba sempre esprimersi attraverso il passaggio per l'inflizione di una pena detentiva. Dobbiamo sempre più immaginare che invece la risposta al reato possa essere un percorso, cioè un percorso significativo per chi. Eh, per chi eh, vive poi eh, la realtà della condanna ma anche per i suoi rapporti con la vittima e con la società. Percorso che cosa vuol dire? Superare la logica del negativo per il negativo, la logica del corrispettivo, la logica secondo cui la condanna in prima battuta è qualcosa di analogo al reato, come il reato è stato un male per la società, la pena inflitta deve essere un male che viene reciprocamente arrecato. Ecco anche nel penale la risposta al reato deve poter diventare un progetto positivo, un progetto se vogliamo di bene per tutti i soggetti coinvolti. E dunque questo ci può portare a diversificare il sistema sanzionatorio anche con molte nuove modalità di risposta al reato che facciano sì che il ricorso al carcere resti risorsa estrema quando c'è effettivamente la... Pericolosità della ripetizione di eh, illeciti gravi o un collegamento non altrimenti, eh, non suscettibile di essere altrimenti eh, rotto con eh, la criminalità organizzata.